Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del potere divino e stretta la tua mano materna guidare tutto l'essere mio, affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione, per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 6, 5 marzo 1905, capitolo 96. Stando un poco più del solito sofferente, per poco è venuto il benedetto Gesù e mi ha detto: figlia mia, la croce è sostegno dei deboli, fortezza dei forti, germe e custodia della verginità. Detto ciò è scomparso. Capitolo 97, 20 marzo 1905. Continuando il mio solito stato, quando appena è venuto il benedetto Gesù e mi ha detto: figlia mia, l'amore che non tiene il principio in Dio non può dirsi amore vero, e le stesse virtù che non hanno principio in Dio sono virtù falsificate, perché tutto ciò che non ha principio in Dio non può dirsi né amore né virtù, piuttosto luce apparente che finisce col convertirsi in tenebre. Poi ha soggiunto: come per esempio un confessore lavora e si sacrifica tanto per un'anima, è cosa santa, apparentemente dà all'eroismo, eppure se ciò fa perché ha ottenuto o spera di ottenere qualche cosa, il principio del suo sacrificio non è in Dio, ma è in se stesso e per se stesso, quindi non può dirsi virtù. Capitolo 98, 23 marzo 1905. Trovandomi nel solito mio stato, per poco è venuto il benedetto Gesù ed io gli ho detto: Signore, è la gloria tua il mio stato? E lui: figlia mia, tutta la mia gloria e tutto il mio compiacimento solo è che ti voglio tutta te più in me. Poi ha soggiunto: il tutto sta nella sconfidenza e timore dell'anima in se stessa e nella confidenza e coraggio in Dio. Detto ciò è scomparso. Capitolo 99, 28 marzo 1905. Trovandomi nel solito mio stato, quando appena è venuto il benedetto Gesù, ed avendo io detto ad un'anima turbata: pensa a non volerti star turbata, non solo per bene tuo, ma molto più per amore di nostro Signore Gesù, perché l'anima turbata non solo sta essa turbata, ma fa turbare Gesù Cristo. E dopo ho detto tra me: che sproposito ho detto, Gesù non può mai turbarsi. Onde nel venire mi ha detto: figlia mia, invece di uno sproposito hai detto una verità, perché in ogni anima vi forma una vita divina
E se l'anima è turbata, questa vita divina che vado formando resta anche turbata. Non solo, ma mai giunge a compiersi perfettamente. È come lampo è scomparso. Onde io ho continuato il mio solito lavoro interno sulla passione, ed essendo giunto a quel punto dell'incontro di Gesù e Maria sulla via della croce, di nuovo si è fatto vedere e mi ha detto: figlia mia, anche con l'anima mi incontro continuamente. E se nell'incontro che faccio con l'anima la trovo in atto di esercitare la virtù unita con me, mi ricompensa dal dolore che soffrì quando incontrai la mia madre così addolorata per causa mia. Brevissimi, ecco, capitoletti, ancora più brevi del solito, come sempre molto ricchi di profondi spunti di meditazione e anche di grande introspezione. Allora, cominciamo dalla apodittica sentenza sulla croce. Figlia mia, la croce è sostegno dei deboli e fortezza dei forti, germe e custodia della verginità. Germe e custodia della verginità. E del corpo, ecco, ma anche dell'anima. Sappiamo che la verginità del corpo è ciò che fa custodire il corpo nella castità perfetta e nell'astinenza da ogni forma di piacere sessuale, mentre la verginità dell'anima è la purezza dal peccato, è l'astinenza da ogni forma minima di peccato volontario che rende immediatamente poco o molto impura l'anima. La croce salvaguardia certamente l'uno e l'altro, nel senso che ne germe custodia, perché la croce comporta una sofferenza, e noi sappiamo che i godimenti sessuali sono appunto il godimento, diciamo, terreno più violento per antonomasia. E quindi se un'anima è avvezza a stare sulla croce, a soffrire, è chiaro che è preservata e dal desiderio dei piaceri bassi, dei godimenti sessuali. Ma se l'anima sta santamente in croce, è anche fortemente unita a Gesù, a Dio, e quindi difficilmente pecca volontariamente. Ecco, a volte la croce ha la funzione di sostenere la nostra debolezza. In che senso? Uno dei sensi certamente possibili è che quando il Signore vede che se non soffrissimo un pochino non riusciremmo a staccarci da un vizio, da un difetto, o a non cadere in un peccato, ci manda una croce ad hoc. Ed anche se questo comporta una sofferenza, in realtà questo è un sostegno della nostra debolezza, perché impedisce appunto alla nostra debolezza di farci cadere. È invece la fortezza dei forti, ecco perché i forti sulla croce espletano il loro eroismo, nel senso che sanno fare della croce, ecco, uno strumento per essere dei piccoli corredentori col grande ed unico universale redentore che è nostro Signore Gesù Cristo, e per mezzo della loro immolazione, ecco, si applica con il tempo, quindi aggiungono alle anime i frutti della redenzione operata dal Signore. Questo per quanto riguarda dell'acrostico, come sappiamo evidentemente negli scritti Gesù parla tantissimo, perché il discorso della croce è la quintessenza del cristianesimo. Non c'è vita cristiana, ecco, senza una grande catechesi sulla croce, una grande luce sulla croce, no? Non c'è proprio. Ecco, poi Gesù spiega un'altra cosa. La vera virtù è il vero amore. E si capisce bene quello che dice dall'esempio che fa. I fini delle nostre intenzioni, e purtroppo i fini quasi sempre, io prego chi ascolta questa meditazione e prego anche me stesso, perché è difficile scovare i fini reali che sempre si nascondono dietro i fini apparenti. Questo ipotetico confessore, ecco, di cui Gesù parla, che dice lavora, si sacrifica per un'anima,
ma lo fa o perché ha ottenuto o spera di ottenere qualche cosa. È un esempio assai emblematico. Ma quasi certamente se uno andasse da quel confessore a dirgli guarda che controlla bene il tuo cuore, esaminati bene, sei sicuro che questa cosa la stai facendo per la gloria di Dio e non perché ti aspetti qualche altra cosa, a meno che non sia una persona già molto avanti nel cammino di perfezione, 99 volte su 100 sarà convintissimo di farlo per la gloria di Dio, anzi si adombrerà. Come ti permetti di pensare una cosa di questo genere, per dire, no? Questo vale anche per noi. E i grandi esami di coscienza sono grandi esami di coscienza non solo quando ci limitiamo a registrare le piccole, medie, speriamo solo medie, insomma, non grandi cadute quotidiane, no? Degli atti che noi commettiamo. Può essere un atto di impazienza, un atto di ira, una risposta sgarbata, un momento, tanto per stare in tema, di turbamento non subito scacciato, la parola oziosa, la parola inutile, insomma, non necessaria, le perdite di tempo e tante altre cose, no? Questo per carità va bene, purché con distrazione alla preghiera, le distrazioni volontarie soprattutto, no? Con cui dobbiamo sempre fare attenzione perché nessuno ne è esente, neanche le persone che più ci provano, insomma, a camminare nella via del bene. Però il problema è che dobbiamo andare a vedere anche le cose buone che pensiamo di aver fatto e vedere se siamo mossi solo dall'amore di Gesù o della Madonna nel fare quello che facciamo e non ci sia qualche nostro interesse. Questo mostro dell'ego che distrugge la virtuosità anche delle migliori azioni. Lo dice Gesù nel Vangelo, fa gli esempi macroscopici, no? Del digiuno, della preghiera e dell'elemosina, no? C'è l'esempio del confessore, c'è l'esempio speculare, no? Quindi dell'anima che cammina verso la perfezione, illudendosi che lo fa per la gloria di Dio, ma lo fa per farsi vedere dal confessore, per farsi amare dal confessore, per farsi stimare dal confessore, no? Per farsi semplicemente a volte voler bene dal confessore, un semplice problema affettivo, anche pulito, d'accordo, no? Quindi non parliamo insomma di altro. Gesù dice chiaramente che tutte quante le azioni fatte in questo modo davanti a lui non hanno colore e sapore di virtù. Non ce l'hanno, quindi. Ecco, e quindi vanno rettificate, assolutamente, ma per farlo dobbiamo essere sinceri nell'esame di coscienza. Terzo capitoletto. Quando Gesù dice tutta la mia gloria e tutto il mio compiacimento è che ti voglio tutta te più in me. E come si fa a stare di più in Gesù? Ecco, Gesù dà questa piccola ricetta. Sconfidenza e timore dell'anima in se stessa. Mi sembra di sentire le parole di Santa Margherita Maria la Coq, no? Temo tutto da me stessa e dalla mia miseria. Queste disposizioni e sconfidenza in se stessi. Non dobbiamo fidarci di noi stessi. Non è questa una novità. E né fiducia né confidenza in noi stessi e né, come dire, fortezza in noi stessi. O coraggio perché siamo forti, perché siamo questo, eccetera, eccetera. San Filippo Neri diceva, l'ho detto tante volte, tienimi la mano sulla destra, se no Filippo si fa turco, no? Noi dobbiamo sempre ricordare, anche camminando verso il regno del divin volere, anche magari constatando delle volte che il Signore ci benedice, ci concede alcune grazie, alcune cose, dobbiamo sempre pensare che siamo vasi, questo
Intanto fa bene rileggere il Trattato della Vera Devozione. Vasi naciliti. Noi siamo buoni soltanto a imbrattare, a sporcare purtroppo, a rovinare tutto il patrimonio di bene che il Signore pazientemente, misericordiosamente, continua a mandare nelle nostre anime. Che appena ci mettiamo le nostre manacce, subito si sporca. Purtroppo, è una cosa brutta, è un dramma. Ma è cosa che dobbiamo sempre tenere presente e ricordare. E per il nostro bene, perché a fianco a questo che ci fa camminare con la Valle Santa dell'umiltà, ci deve essere una grande confidenza e coraggio in Dio, in Dio. Quindi io non mi fido di me, ma mi fido di Lui. Quello che dice Gesù nel Vangelo, no? Nel tuo nome getterò le reti, dice San Pietro. Quello è proprio il classico episodio dove possiamo fare meditazione sulla fiducia in noi stessi e la fiducia invece in Dio, è la pesca miracolosa, capitolo 5 del Vangelo di San Luca, no? Pietro, che faceva il pescatore, sapeva che si doveva pescare di notte, perché di notte che si pesca non di giorno, va con tutta quanta questa sua santissima maestria e non prende niente. E deve fidarsi di Gesù che faceva il falegname, non il pescatore, ancora insomma non era molto chiaro chi fosse veramente, e che gli dice di fare una cosa assolutamente irragionevole, no? Esci di giorno, dopo che tutta la notte non ha preso niente, non si dovrebbe fare. E Gesù dice, e San Pietro dice, sulla tua parola getterò le reti. E ha la pesca miracolosa, no? Ci sono miliardi di esempi di questo genere, no? Chi va in visita al monastero di Cascia, per esempio, trova proprio all'ingresso, purtroppo adesso è danneggiato, non si può andare all'interno, dove sulla Santa Rita trova una bella vite ancora rigogliosa, e dire insomma che sono quasi 6 secoli, no, 6 secoli circa che sta lì, e quella nacque perché la superiora per umiliare Santa Rita, insomma, nei primi tempi del monastero, insomma, è stata una bella provata. Le disse di innaffiare un pezzo di legno, un ramo secco, tutti i giorni. E lei tutti i giorni era andata a innaffiare. E da quel ramo secco è sgorgata una vite che tuttora produce frutti. Quindi, Gesù nel Vangelo dice, tutto è possibile per chi crede. A Dio tutto è possibile, impossibile presso gli uomini, ma non presso Dio. Anche questo è un atteggiamento profondamente interiore e che dobbiamo verificare. Dov'è il nostro punto d'appoggio? Dov'è la nostra forza, no? Noi sappiamo che Israele, il nome Israele significa letteralmente forte con Dio e questo nome fu dato da Dio stesso come nuovo nome a Giacobbe dopo che affrontò la lotta con l'angelo del Signore. È molto avvincente anche la storia di Giacobbe, adesso non c'è tempo di approfondirla, è molto, molto ricca, no? Quest'uomo furbetto, insomma, che ha fatto tutta la vita, insomma, in un certo modo ha dovuto poi imparare che è Dio il punto d'appoggio dell'esistenza, quindi è stato bello che è atterrato, d'accordo? Bello che ha messo KO e ha dovuto imparare attraverso l'esperienza di questa atterramento, questi sono i santi atterramenti che il Signore dolorosissimi ma dobbiamo chiederglieli, devono imparare a confidare e ad appoggiarsi non sulle proprie forze ma su Dio. Anche questo, anche qui San Pietro è un grande esempio, stavolta un po' più drammatico perché nella pesca miracolosa ha fatto la cosa giusta. Ecco, qui abbiamo l'episodio del rinnegamento, no? Nell'episodio del rinnegamento Pietro ha rinnegato Gesù perché si è fidato di se stesso e ha pensato di essere forte. E per questo si è esposto alle occasioni, no? Se n'è andato, se lui non andava nel cortile di Caifa sarebbe successo niente, ma non doveva andare. Forte della parola di Gesù che gli ha detto sta attento, che tu che fai tanto, che vieni con me, prigione alla morte, stanotte mi rinnegherai 3 volte. Ma no, Signore, per carità. Abbiamo visto come andare. Ecco chi non ha il santo timore di sé,
Lasciamo perdere che è meglio che non ci vado, perché tutto quanto sto Superman non ci sono e non sento in me la forza di poterlo fare, no? Pietro è stato atterrato in quelle circostanze, si è ricordato tutta la vita quello che era successo. E un sacerdote, insomma, che sa tante cose, sa quante volte Dio fa questa operazione con le anime, magari delle volte sono delle operazioni dolorosissime. Cioè l'operazione di distruzione dell'anima nell'anima di ogni forma di appoggio e di baldanza in se stessi. E dobbiamo veramente imparare a essere piccoli, a camminare nell'umiltà, nella cautela, nel non fidarci delle prime cose che ci frullano per la testa, no? E del non accontentarci nemmeno delle nostre vere o presunte buone intenzioni. Confidenza e coraggio in Dio solo. Ecco, infine c'è un altro tema classico dei primi volumi, ma questo è anche un tema classico della spiritualità, che è il turbamento. Tema sempre nuovo, dobbiamo sempre fare attenzione a far stare lontano dalla nostra anima qualunque cosa ci turbi, anche minimamente. E Gesù spiega, cioè Luisa dice, guarda che fai turbare anche il nostro Signore. E poi si pente, perché dice, ma no, figurati se il nostro Signore si può turbare, lui che sta nella pace del paradiso, no? Gesù dice, ma attenzione, ecco, sì, in un certo senso è vero, no? Perché non è che si turba Gesù nella pace che ha. Però Gesù dice, io formo in ogni anima una vita divina. E se l'anima si turba, questa vita divina si disturba. Ecco perché il turbamento purtroppo impedisce l'esercizio di qualunque forma di virtù. Noi restiamo, come dire, trascinati da questo stato di non quiete interiore. E si perde la lucidità, si perde l'attenzione, si perde tutto. Ecco, si segue soltanto il turbamento è il principio di questo turbamento, può essere anche una cosa molto molto sciocca, anche una cosa molto terra terra, anche un fastidio, una complicazione, una avversità anche piccola, insomma, nella nostra giornata, che può farci cadere in questo. E dobbiamo farci attenzione ed impedire che questo accada. Gesù dice infine, molto bello questa, anche questa considerazione, che è anche bello vedere come Luisa stava spesso intenta alla meditazione della passione, no? L'incontro di Gesù con sua madre, e dice, ma sai, anche con l'anima mi incontro continuamente. Dobbiamo pensarci, no? Gesù mi incontra. Noi non le vediamo purtroppo a causa della nostra miseria tante cose, ma è così. E come ci trova quando ci incontra? Quindi stiamo lavorando per lui, quindi stiamo esercitando le virtù o no? Perché se questo succede, sapete che bello. Ricompensiamo Gesù del dolore che soffrì quando incontrò la sua madre così addolorata per causa sua, no? Entrare in questo anche grande dolore di Gesù. Una cosa bruttissima quando qualcuno è addolorato per causa nostra, quindi quando noi siamo la causa, anche, come dire, anche santa, no? Per cui un'altra persona soffre, no? Chi ha avuto la vocazione, per esempio, sa bene che quando si esce di casa, insomma, per una via diversa da quella che ordinariamente si percorre, sono grandi dolori anche delle persone che vogliono bene al chiamato, quindi i genitori, ma purtroppo questo dolore bisogna affrontarlo. Ecco, ed è molto brutto però, perché uno poi si sente pure in colpa, nel senso che sa di essere la causa delle sofferenze del prossimo, ma sa anche che quella sofferenza è necessaria, non si può evitare, no? Però è una grande fonte di sofferenza. È che sapere che questa possiamo, come dire, lenirla, ecco, ricompensarla a Gesù. È grande consolazione. Quindi, lontano da noi il turbamento che ci impedisce di
essere serenamente, gioiosamente solleciti e attivi nella vita secondo le virtù. E appunto lavoro costante, continuo e sereno su noi stessi per crescere ed anche, come abbiamo visto, per riparare e consolare il cuore di Gesù. Bene, Santa Vergine Maria, amici della croce, intenti ad operare sempre e solo per amore tuo e di Gesù, mai fidandoci e confidando in noi stessi, ma sempre solo in Lui, e trovando in Lui la nostra forza per decidere nel cuore il santo viaggio della nostra santificazione, quello ancora più santo, ecco, del viaggio verso il regno del Divino Volere. Tutti desideriamo. Ecco, infine, d'immagine tua la custodia di quella pace profonda dell'anima e del cuore, tenendo lontano ogni fonte di turbamento. Ecco, aiutaci in tutto questo, aiutaci perché possiamo viverlo. Vieni davvero incontro alla nostra grande debolezza, prendici per mano e guidaci ogni giorno di più a muovere qualche passo ulteriore verso il tanto desiderato regno del Fiat Supremo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.